Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Allora, di nuovo parliamo di promozioni. Effettivamente ho notato che la sezione nuova dedicata alle promozioni nel canale YouTube sta crescendo grazie proprio alle tante promo arrivate fondamentalmente tra luglio e agosto. E torniamo oggi a parlare della BMW perché sapete, insomma, se mi seguite, che BMW per agosto ha attivato questo pacchetto di promozione, diciamo, chiamato Speciale Agosto, che comprende diverse moto con delle scontistiche veramente molto molto interessanti. No, vi ho già parlato, ma vi riparlerò comunque dell'F900 XR, visto che il video ve l'ho messo della 900 XR a luglio, ma poi ad agosto è arrivata la nuova Speciale Agosto. Poi vi ho parlato anche dell'F900GS e F800GS, adesso parliamo dell'F900R. Probabilmente insieme all'800GS in promo la moto più interessante attualmente della gamma BMW da comprarsi in ottica rapporto qualità-prezzo se uno volesse una moto stradale. Quindi se non gli interessano le GS o le 1250, probabilmente questa è la moto BMW da comprarsi, in quanto è la moto con un po' di potenza, meno costosa comunque attualmente in gamma BMW, no? La promo è super interessante in quanto si arriva a pagare questa moto più o meno tanto quanto una Hornet 750. Ed effettivamente vi dico in tutta onestà, se questa promo l'avessero fatta l'anno scorso, quando ho comprato la Hornet, ci avrei pensato su, poi magari mi compravo sempre la Hornet, però effettivamente, cioè, concorderete con me tra poco, penso che la promozione è veramente una bomba incredibile. Ma a memoria non mi ricordo di promo così interessanti da parte di BMW sulle gamme nuove, cioè nel senso attuali, tipo adesso gamma 2024, no? Modelli in questo caso 900R usciti tempo fa, no? Visto che vi ricordo che la 900R io l'ho provata 2 o 3 anni fa, in quel di, mi sembra, Tortona, mi era anche piaciuta, c'è prova sul canale, però la promo riguarda anche moto come 900GS appena uscite, no? E a memoria, appunto, è forse la prima volta che si vedono scontistiche simili da parte di BMW, no? Qualcuno si è chiesto, può essere colpa magari delle cinesi, visto che in Italia stanno vendendo così tanto bene? Potrebbe essere che effettivamente magari qualcosa c'entri anche proprio per via del fatto che le cinesi stanno invadendo il nostro mercato e stanno vendendo anche molto bene. Cioè, secondo me è una casa un po' lungimirante, se comunque ha del margine e vede questo crescere delle cinesi o indiane, si fa qualche domanda e inizia a rivedere un po' il listino prezzi, no? Cioè, non c'è niente di male, secondo me. Una casa un po' meno lungimirante fa finta di nulla, anche se magari avrebbe margine e su modelli che magari costicchiano un po'. Mi riferisco alla Suzuki, visto che Suzuki invece non sta facendo promozioni e vedendo anche quanto sta vendendo male in Italia, Suzuki dovrebbe essere la prima azienda probabilmente che si mette a fare sconti, invece li troviamo da parte di BMW, quindi sì, secondo me c'entrano queste scontistiche proprio l'arrivo anche delle cinesi, no? Perché comunque BMW è un marchio premium ed è strano vedere questi sconti su 900GS e le varie 1250. Ora, 1250, sappiamo che adesso arrivano le 1300, no? Dovrebbe arrivare a questo ECMA, la 1300RT, poi è arrivata la 1300GS che ho già provato, la variante Adventure, quindi tutta la gamma 1250 verrà aggiornata al 1300 come motore, quindi gli sconti su quelle moto, magari poi ve ne parlo anche nei prossimi giorni di quegli sconti, visto che valgono fino a fine agosto, già si possono capire, no? Cioè, nel senso, è una gamma ormai che diventa vecchia. Ma 900GS, moto appena uscita, 800GS, moto appena uscita, la 2025, no? Rivista con motore, vi dicendo. E in questo caso 900R comunque è una moto abbastanza recente e addirittura in questo pacchetto speciale agosto c'è dentro l'S1000RR, cioè proprio, quindi ecco, secondo me c'entrano le cinesi, ma bene questa cosa delle cinesi, in quanto comunque abbassano un po' i prezzi magari dei marchi più premium. Poi magari c'entra il fatto anche che comunque collaborando con la Vogue, non lo so, uscendo tipo moto come la Valico 900 DSX, sempre comunque fatta dalla Longines,
magari BMW abbassa i prezzi delle sue GS, insomma, comunque sia, c'è qualche meccanica dietro le cinesi. Detto questo, ragazzi, parliamo dell'F900R, una moto niente male. Innanzitutto, prima di vedere la promo, inquadriamola un attimo, no? Perché magari non tutti la conoscono, perché in genere quando si parla di naked medie si va sempre su Z900, metti Z9, mostra 950, 990 Duke. L'F900R magari è un po' messa da parte, infatti in Italia non vende bene tanto quanto una Z900 o un MT-09, no? F900R, ragazzi, tipologia di moto, è una naked media, non è un entry level, quindi non fa concorrenza al segmento dell'MT-07, per intenderci, e non è nemmeno il segmento a metà tra entry level e medie, tipo Hornet, tipo CSX8S o 790 Duke. Questa moto è una naked media in tutto e per tutto, fa concorrenza alla Z900, MT-09, Mustang 950, X 890 Duke GP, ora 990 Duke, se non per prezzo, perché la KTM costa un sopposito, comunque sia per motore. Cioè, il motore di questa 900R è un 895, per potenza ha leggermente meno potenza delle altre concorrenti naked medie, però la coppia è paragonabile, quindi questa, ragazzi, è una naked media. E il prezzo però della promozione fino a fine agosto è da più o meno entry level, cioè in promo più o meno costa meno, addirittura poco meno rispetto a una Triton 660, però c'è un abisso di differenza tra le due moto. Quindi veramente, cioè, è probabilmente l'offerta più interessante del pacchetto speciale agosto di BMW questa, da non farsela sfuggire assolutamente. Mio consiglio. Promozione, ragazzi, qui di fianco vedete il banner, nel sito ufficiale BMW Italia, fondamentalmente è il banner, insomma, è l'indicazione, la promo che troviamo anche per le altre moto viste nei giorni scorsi, quindi è la speciale agosto. Si parla di un extra buono di 1300 euro da poter utilizzare in tre modi diversi: o per ridurre il prezzo della moto in fase d'acquisto, che è la cosa più interessante, o si può utilizzare per l'abbigliamento BMW Motorrad, oppure per accessori comunque da montare sulla moto. Questa promozione, questo extra buono, vale per tutte le moto, insomma, acquistate entro fine agosto. La promo è speciale agosto e vale fino ad agosto. Quindi avete ancora più o meno metà mese, insomma, per approfittarvi di questa promozione. 1300 euro in meno. Cosa vuol dire questo? Attenzione a questa cosa interessante. L'F900R, è vero, è la naked media che ha meno potenza, no? Probabilmente meno pila anche rispetto alle altre naked medie, ma è quella anche meno costosa, perché di base il suo prezzo è 9.650, laddove una Z900 ne costa 10.400 circa, un MT-09 10.900 circa, una Mustang 950 12.000 passa, 990 Duke 15.000. KTM si sono fusi il cervello. Comunque sia, capite, F900R 9.650, prezzo normale, è la naked media meno costosa. Meno 1.300 euro vuol dire 8.350. 8.350, ragazzi, cioè Hornet 750, segmento sotto 8.000 euro. CSX8S 8.900, 790 Duke versione base 9.200, F900R in promo fino a fine agosto 8.350. Poi tra poco vedremo che si possono aggiungere un paio di pacchetti e aumentare il prezzo, però secondo me, configurata, pronta, bella, messa giù cattiva, arriviamo a 9.500 grazie a questa promozione. 9.500 e avete una moto bella completa. Ma di base, comunque, se volete la moto nuda e cruda base, versione base, con l'azione Racing Red, con la rossa, 8.350. E avete in mano una naked media della BMW. Qualcuno potrebbe dire: il motore della Launching, perché il motore è l'895 bicilindrico montato anche sull'F900GS e sull'F800GS, no? E anche sull'F900XR. È un motore fatto dalla Launching, marchio cinese che collabora con la BMW. Sono dietro al marchio Vogue loro e, per esempio, hanno messo in commercio recentemente la Vogue, vi ricordo, la 900 DSX, oltre che la 525 DSX, no? Che sono moto che in Italia stanno vendendo veramente molto bene. Quindi il motore, sì. Il motore potremmo definirlo cinese, ma come vi ho già detto nel video dell'800 GS, motore potremmo dire cinese, ok, ma è sempre una BMW,
Cioè, motore cinese, ok, ma tutto il resto, cioè la moto è BMW, questo vuol dire assistenza, post vendita, garanzia, ricambi, è tutto BMW. Avete un problema col motore perché è cinese? È BMW, ragazzi, assistenza BMW, cioè capite? Non è assistenza Vogue, capite di cosa parliamo? È BMW. Quindi può anche essere che il motore sia cinese, però lo monta BMW. Su diverse moto in gamma che vendono bene, si trova bene la gente. Comunque sì, avete in mano un prodotto della BMW, se avete problemi comunque dietro c'è la BMW, non c'è dietro la Launching. E quindi, cioè, 8350 ragazzi, 8350, una naked media della BMW, anche molto carina secondo me, è veramente una promozione da non farsi sfuggire. Va di pari passo secondo me alla promo sulla Kawasaki, cioè come diciamo importanza, no? Come tipo di promozione, come effetto wow, effetto bomba, secondo me va proprio di pari passo diciamo, alla promo sulla Kawasaki. Quindi è un'ottima promozione questa da parte di BMW, meno 1300 euro, ragazzi. Non è niente male, 8350 avete in mano una moto della BMW. Perché insisto col discorso BMW? Perché, ragazzi, è un marchio premium, cioè non è come dire Royal Enfield, adesso non è per sminuire gli altri, però non è come dire avere in mano una CF Moto, cioè avere in mano una BMW, no? Comunque sia un marchio importante, questo che intendo dire. Detto ciò, a questo punto magari vi ricordo velocemente la moto come è fatta, qualche caratteristica e poi finiamo con il video. Il mio consiglio, approfittatene, cioè veramente. Io la moto l'ho provata, cioè provo sul canale, mi è piaciuta molto. Anche come feeling di guida è un po' più pesante rispetto, non è proprio paragonabile, cioè non è paragonabile secondo me proprio come caratteristica una MT-09, no? Sia per motore ma anche per feeling di guida ciclistica è un pochettino sotto rispetto a una naked media come una Mustang 950 MT-09, però costa anche molto meno, soprattutto grazie a questa promozione. Io mi ero trovato molto bene con questa moto, ragazzi. Il motore girava molto bene, cambio elettronico che non mi ricordo se c'era però sulla versione demo che avevo provato, non mi ricordo se c'era però. Il cambio comunque funzionava molto bene, il motore spingeva bene, poche vibrazioni, soprattutto ecco, inserito sulla moto come geometrie ci stavo su molto bene. Non mi sentivo al limite, ecco, come dimensioni, cioè io troppo alto stavo su male e mi è piaciuta molto proprio, anche se un pochettino più pesante rispetto alle concorrenti, però nel complesso è veramente una moto secondo me super valida. Ecco, come caratteristiche dunque, tre diversi diciamo allestimenti, tre diversi colori che corrispondono anche ad allestimenti, tre diversi prezzi, quindi anche la versione base, la Racing Red, quella rossa, a me onestamente rossa non fa impazzire, però è la versione base base, no? Se volete la Triple Black sono più 260 euro, quindi la moto è diventata tutta nera e sicuramente più cattiva. La versione diciamo più costosa, più 470 euro, è la Sport con il Racing Blu metallizzato, il Light White, la combo bianco-blu e sicuramente questa è la colorazione più bella. Però ecco, l'allestimento Sport costa più circa 500 euro rispetto alla moto in colorazione diciamo base. Per quanto riguarda l'estetica a me piace, cioè dal vivo soprattutto mi piace, sapete cosa? Magari il davanti è un po' particolare, ma la zona serbatoio, tutti quegli spigoli. Proprio mi piacciono molto anche da vedere quando sei in sella sulla moto, no? Che guardi il serbatoio, guardi giù. Cioè, proprio è fatta bene, cioè molto particolare. Come moto, secondo me, è molto accattivante. Probabilmente rende meglio che in foto, rende meglio dal vivo. Come caratteristiche, il motore è un bicilindrico, cilindrata 8,95, lo stesso motore dell'F900 XR, F900 GS, da 105 cavalli a 8500 giri, mentre la coppia è 92 Nm a 6500 giri. Questo vuol dire cosa? Se prendiamo una naked media come la Ducati, la Mustang 950 arriva a 111 cavalli. Qua siamo a 6 cavalli in meno, quindi diciamo poca roba. Ovviamente siamo a più cavalli in meno rispetto a un MT-09 che ne ha 120 oppure un MT-09 100 Kawasaki che ne ha 125, però se prendiamo un'altra media che è la Monster ne ha 111, quindi la differenza con un'altra naked media non è poi così alta di potenza, no? E comunque sulla Monster 950 con motore testa stretta 937 la gente non si lamenta della potenza, quindi secondo me 105 cavalli possono ancora andare bene per una naked media, ma la coppia è paragonabilissima perché è la coppia più o meno del motore CP3 dell'MT-09, no?
che ha soltanto un newton, metri più di coppia, è la coppia anche della Mohser 950, quindi a coppia e lì con le altre medie, un po' sotto rispetto alla 990 KTM, visto che recentemente KTM ha messo il motore nuovo 947, però è lì con le altre naked come coppia. E infatti di motore insomma ne ha. Peso 211 kg in marcia, qua sì, il peso è un pochettino più alto rispetto alle altre, se pensiamo che un MT-09 SP ne pesa 194 kg in marcia, però se prendiamo Kawasaki Z900 in marcia ne pesa 212, più o meno è il peso, ecco, in marcia della Z900, diciamo. Poi altezza sella 815 mm, ma ci sono molte opzioni tra sella bassa, che può arrivare mi sembra a 7,70 mm, e sella alta, assetto alto, mi sembra che può arrivare a 8,60, una roba così comunque molto alta. C'è molta escursione, molto gioco insomma sull'altezza delle selle. E poi il serbatoio un po' piccolino, 13 litri, quello sì, il serbatoio che si poteva fare magari, rivedere questo modello, magari rifarlo con serbatoio da almeno 15-16 litri secondo me. Sarebbe meglio, qua 13 litri per una naked media, un pochettino pochi, ma non è un grosso problema se vogliamo. Poi come ciclistica telaio in acciaio, sospensioni con la forcella a assi rovesciati da 43 mm, mono regolabile, impianto frenante doppio disco anteriore 320 mm con pinza radiale a 4 pistoncini e al posteriore un singolo disco da 265 mm con pinza singolo pistoncino, gommata 120 e al posteriore un 180 ABS che è presente. La strumentazione TFT 6.5 pollici, che è bellissima, la classica della BMW 6.5 pollici, di serie due riding mode, rain e road. E questa è la moto, diciamo, come fatta nell'allestimento normale. Prezzo di partenza 9.650, in promo adesso fino a fine agosto 8.350. A questo punto vediamo cosa ci potrebbe essere interessante come upgrade nel configuratore. Io vi consiglio il pacchetto chiamato Active più le Dynamic ESA. Perché? Il pacchetto Active, vedete qui di fianco cosa comprende. Avete dentro il cambio elettronico up e down, che io straconsiglio su tutte le moto, soprattutto le medie, quindi il cambio elettronico up e down che funziona anche molto bene sulle BMW, visto che l'ho provato su praticamente tutte le BMW in gamma. E poi avete dentro Riding Mode Pro, quindi oltre al Rain e Road avete dentro anche il Dynamic e Dynamic Pro. Questo vi dà accesso all'elettronica completa perché vi sblocca anche l'ABS Pro della BMW, vi sblocca il Dynamic Traction Control, Dynamic Brake Control e anche l'MSR, che è il sistema di regolazione della coppia del motore in fase di rilascio. E il pacchetto, insomma, diciamo Riding Mode Pro va in combinazione anche volendo con le Dynamic ESA, quindi il pacchetto Active costa 730 euro e rivereste quindi con la promozione la versione base diciamo della moto da 8.350 sulle 9.000 euro più o meno, no? Col pacchetto Active più con le Dynamic ESA, che purtroppo non sono comprese in questo pacchetto, probabilmente hanno fatto apposta perché sennò tutti l'avrebbero comprato e approfittato. Dynamic ESA costano 440 euro, essendo che lavorano in combinazione proprio con i Riding Mode Pro, io ve le consiglio e sono sospensioni elettroniche e di fatto arrivate a un totale di circa un 9.500 euro. 9.500 euro avete l'elettronica completa, avete dentro cambio elettronico, avete dentro anche le dinamiche ESA, sospensioni elettroniche. Capite bene che non è niente male. Questo è il mio consiglio, cioè fare questa configurazione. Poi se vi interessa la moto normale va benissimo anche 8.350, la versione base va benissimo, però il mio consiglio è approfittare di questa offerta per quantomeno metterci dentro il pacchetto Active, così 9.000 euro. 9.000 euro comunque è il prezzo della GSX 8S, che però è nettamente sotto di motore rispetto alla BMW, quindi capite. Dynamic ESA io ve le consiglio, però se ne può fare anche a meno secondo me, cioè Dynamic ESA se l'avete ok, però una cosa ecco, non andrei oltre questa cifra, cioè 9.500 secondo me è il limite massimo. Se poi usate anche il Cruise Control 340 euro, sistema eCall, poi andate magari sulle 10.000 euro, a quel punto non ne vale la pena, secondo me, perché allora spendete un po' di più e andate su un MT-09. Cioè, secondo me questa moto è valida fino a un certo punto. Cioè, il limite massimo, il tetto massimo, secondo me, è 9.500 euro. Quindi usate questa promo e
Fatela la moto, configuratela come ve l'ho detto io. E secondo me arrivate ad avere un mezzo veramente molto performante, molto divertente. E con sospensione elettronica, che questa cifra non trovate da nessun'altra parte. Quindi questa, ragazzi, è la promozione, questa è la moto. Secondo me è un'offerta bomba, bravissima BMW, speriamo che tornino ancora queste offerte. Certo, potrebbe essere un preludio al fatto che magari a questo Ecma arrivi una versione nuova dell'F900R. Può essere, può non essere. Cioè, perché... Se la Speciale Agosto avesse preso rientro soltanto la 1250 come moto, come serie, e la 900R, avrei detto, sì, sembra quasi però una promozione rivolta a quelle moto che devono essere aggiornate, no? Ma essendo che in questa Speciale Agosto c'è dentro anche la 900GS, che è nuovissima, e l'800GS, allora probabilmente non è proprio così come uno potrebbe aspettarsi, cioè, moto vecchia deve aggiornarsi, prezzo ridotto. Potrebbe essere... Anche perché non ci sono informazioni su una nuova 900R per il momento. Potrebbe arrivare, perché il modello è uscito qualche tempo fa, però potrebbe anche non arrivare. Quindi è un po' un gioco questo, nel capire se approfittarne oppure no. Io ne approfitterei se mi interessassero Naked Media, cioè il prezzo veramente è ottimo, eh. Quindi vedete un po' voi, io spero di esservi stato utile con questo video. Nei commenti, importante, magari possessori di 900 XR, 900R, magari scrivete se avete, insomma, riscontrato problemi o, insomma, trovate che la moto non abbia difetti. Insomma, date un feedback magari, ecco, scrivendolo a chi magari è interessato a questa moto. Quindi magari, possessori, scrivete nei commenti cosa ne pensate di questa 900R. Se vi trovate bene, se avete avuto problemi, avuto bisogno magari dell'assistenza per qualcosa, magari dare un parere anche sul motore, no? Essendo che c'è il discorso motore launch, dire un po' del motore cosa ne pensate. Da questo video è tutto, come sempre saluto Erika e adesso tra poco ragazzi ce ne andiamo in piscina perché inizia già a fare caldo. Ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti!